Un anno è passato dall'arrivo anche a Ragusa dei primi vaccini anti-Covid. Era infatti il 31 dicembre del 2020 quando al Giovanni Paolo II di Ragusa arrivarono tramite furgone DHL scortato dalla polizia le fiale della speranza per l'anno che verrà. Intanto il 2021 è ormai passato proprio all'insegna delle vaccinazioni, delle seconde e terze dosi, ma anche dei Novax e delle nuove restrizioni per chi non è ancora vaccinato. Si è arrivati a vaccinare l'84% della popolazione siciliana con almeno una dose, mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è dell'81,92%. Per quanto riguarda la fascia 5-11 anni, per i quali la campagna vaccinale è iniziata lo scorso 16 dicembre, i vaccinati con una dose rappresentano il 3% del target regionale. I passi in avanti in un anno si sono già visti. Gli ospedali non registrano più l'emergenza ricoveri e le terapie intensive restano quasi del tutto vuote. Purtroppo però ancora non basta e a confermarlo sono i numeri attualmente ancora in crescita. Nella settimana appena trascorsa, proprio in Sicilia, si è registrato il picco massimo di contagi da Covid, un incremento di oltre il 47% rispetto alla settimana precedente. L'andamento dei contagi è stato anche accompagnato da un incremento del 26% di nuove ospedalizzazioni settimanali. Ma arrivato il vaccino, ecco arrivare anche le varianti. L'ultima, l'Omicron, su cui si è anche soffermato ieri il governatore Musumeci durante l'incontro di fine anno con la stampa. La variante Omicron, ha dichiarato, è veloce ma non è così violenta come il virus della prima fase. Non siamo ancora in zona gialla, ma potremmo esserlo in qualsiasi momento perché i parametri sono al limite. Non mi preoccupo, non mi sono mai preoccupato, mi sono sempre occupato, come sapete, e lo stiamo facendo anche in questa occasione. Il virus si diffonde con più facilità, ma è meno pericoloso di quanto non lo fosse lo scorso anno. Segno evidente che chi è vaccinato può affrontare anche il contagio. Chi non è vaccinato, ed è l'80% dei ricoverati in terapia intensiva, naturalmente diventa vulnerabile, maggiormente esposto ai rischi. Ma il governatore Musumeci lancia anche un appello di fine anno, ovvero di non ripetere l'errore commesso lo scorso Capodanno con assembramenti che, come si ricorderà, hanno poi costretto i siciliani a restare per oltre un mese in zona rossa. Per quanto riguarda la zona gialla, invece, Musumeci mette le mani avanti. Nessuna regione d'Italia purtroppo resterà in bianco. Nel frattempo evitiamo che a Capodanno si faccia l'errore dello scorso anno, che come ricorderete ci ha costretti poi a stare per oltre un mese in zona rossa. Serve prudenza, mai come in questo caso. Noi stiamo potenziando il personale sanitario, stiamo potenziando gli hub dove c'è sempre maggiore afflusso. Siamo convinti non di poter restare in zona bianca, perché nessuna regione in Italia purtroppo resterà in bianco, ma di poter contenere davvero la diffusione del virus e tutti i problemi che comporterebbe, a cominciare dalla chiusura delle attività economiche.